Dai, Special One, chiama Lancelotti. Fatti un po' spiegare come si fa a battere il Manchester. Ma io lo so già, non prendo lezioni dall'allenatore di una squadra più debole. Non ha visto il derby? Appunto. Bravo l'Adriano che ci ha dato una mano. Forza, dai, chiama. Tanto loro non la fanno mica la Champions. E Lancelotti è tanto buono che vedrai che te lo dice. Oh, aspetti, c'è Buffon, ma cosa vuole? Senti, Mu, tu che l'hai allenato e che lo allenerai, per battere questo Chelsea, cos'è che dobbiamo fare? Guarda, ti dico un segreto. Per battere il Chelsea dovete stare attenti a Cech, Bosengua, Terry, Carvalho, Ashley Cole, Mikel, Joe Cole, Lampard, Ballack, Deco, Drogba. Ma me li hai detti tutti? Sì, tutti. Ah no, ho dimenticato Anelka. Senta, state molto attenti anche a lui. E tanti auguri. Sei il solito bro, però vedi che Buffon ha chiamato. Lui non fa mica l'orgoglioso come Fede. Dai, se non lo chiami tu, lo chiamo io, va. Tac, pronto, Ancelotti? Ah, buonasera, sì. Allora, senta, per battere il Manchester. Carletto, ma con chi cavolo stai parlando? No, niente, un amico. Allora, prima di tutto ci vuole pioggia. Poi Orpo, questo pioggia non l'abbiamo mica comprato. noi l'abbiamo battuti al centrocampo con Seedorf e Pirlo. Cacchio, questi qui ce li avevo. Ma dov'è che li ho messi? Aspetti, ho una chiamata sotto. Ciao Carlo, e per l'Arsenal, che tu mi consigli? Attenti a Fabregas. Ma Fabregas l'è rotto. Ah già, è rotto. E beh, poi comunque noi con l'Arsenal avevamo perso. Ah già, avete perso. Allora ciao Carletto, stammi bene. Ciao, 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 e forza Roma, forza Lupi. Presidente, è ancora lì? Allora dicevo, tanta pioggia, Pirlo, Seedorf e nel finale sul 3-0 ho messo dentro Favalli. Favalli. Ok, abbiamo segnato tutto. Ciao Carletto, ti saluto. Però anche questo Favalli mi sembra di averlo già sentito.